Ciao a tutti e bentornati su Azalea Channel. Se invece siete nuovi, benvenuti. In questo caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like al video e scrivermi sotto un commentino, così ci conosciamo. Oggi, ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio di Amateur Life con un pizzico di colpo di fulmine. Oggi abbiamo il nostro Fabio che alle 5 nemmeno di un mercoledì mattina si sta dando da fare in cucina perché, ragazzi, si è reso conto che c'è una situazione da risolvere sotto. Io intanto questo pasticcio che ho cucinato lo metto in frigo, se no va a male. E ragazzi, sto parlando di questa situazione. Guardate un po' qua. Cosa è successo tra Fabio e Veronica? Io non so se vi ricordate nell'ultimo episodio. Adesso vi faccio vedere un po' meglio qual è la situazione a livello attuale. Ma l'ultimo episodio in cui siamo stati con loro, vi ricordo che si erano creati degli attriti perché Veronica aveva aiutato il suo ex marito Sebastian con un progetto lavorativo senza dire niente a Fabio, e Fabio l'è venuto a scoprire tramite una foto su Instagram e da lì è andato su tutte le furie. E la situazione nel tempo non si è risolta, anzi è andata peggiorando, perché quello è stato forse il trigger che ha fatto scattare poi una serie di attriti e di litigi anche per un non nulla tra i due. Quindi più passava il tempo e più cominciavano a litigare anche per sciocchezze, hanno cominciato a tenersi sempre più a distanza. Fabio comunque continuava sempre a rimuginare sopra su questa situazione, e si capiva anche quando portava tipo a Spassopongo, stava al parco, c'aveva proprio una faccia che parlava da sola, e che si capiva che stava ancora ripensando a quella situazione. Intanto già da qui possiamo notare la nuova riga delle pulsioni e repulsioni aggiunte con la nuova espansione, ma ragazzi, la cosa più interessante è questa. Vedete che intanto i sentimenti di Fabio per Veronica sono quelli di una frattura personale, mentre di Veronica per Fabio terribile rancore e sofferenza. Quindi si è creata tale cosa, nel senso che la loro dinamica familiare continua ad essere stretta, ed è una cosa che si è creata nel corso del tempo, a partire dall'espansione Cresciamo Insieme, che aveva inserito tale dinamica. Ma adesso abbiamo una cosa in più, ovvero la relazione romantica, che guardate a che stato è: tormentata. I Sim con una dinamica amorosa tormentata avvertono nella loro relazione una certa tensione difficile da elaborare. Falliscono nelle interazioni sociali amichevoli e romantiche più di altri Sim, e gravitano verso le interazioni perfide. Hanno più probabilità di maturare sensi di sofferenza o furia l'uno verso l'altro. Questo, ragazzi, in realtà l'ho aggiunta io tramite il CAS, quindi non è nata autonomamente, perché per farle nascere autonomamente serve giocare abbastanza, e io ho voluto metterla adesso perché capitava proprio a fagiolo per la loro relazione. Cioè, loro di base hanno sempre avuto una dinamica familiare molto solidale, molto stretta tra di loro, ma stanno attraversando questa fase tormentata, e sono curiosa di vedere se riescono a risolverla, quindi se io giocando con loro riesco a invertire questa tendenza. Che vedete che la loro relazione è veramente crollata a picco, cioè la barra dell'amicizia si è azzerata totalmente e quella romantica è andata proprio sul rosso. Quindi, insomma, ci vorrà un po', però il nostro Fabio si è reso conto che forse ha un po' esagerato, e questa situazione è durata troppo tempo, e quindi adesso ha deciso di rimboccarsi le maniche per cercare di risolverla. E in che modo, ragazzi? Organizzando uno degli eventi nuovi della nuova espansione, ovvero l'appuntamento riparatore, che possiamo organizzare sia direttamente dal telefono, in questo caso partirà immediatamente, oppure tramite il calendario come evento. Quindi lo andiamo a fare subito, e vedete che compare qua: appuntamento romantico riparatore. Lo facciamo con obiettivi e premi, perché voglio proprio vedere cosa riesco a raggiungere.
i premi per il livello d'oro comprendono un nuovo oggetto. E che cosa ci dice nella descrizione? Un corteggiamento può diventare incandescente o agghiacciante, portando la tua soddisfazione romantica ad aver bisogno di attenzione. La cura migliore potrebbe essere trascorrere un po' di tempo l'uno con l'altro. Recati un appuntamento romantico riparatore se la situazione non è soddisfacente come vorresti. E quindi vediamo un po' cosa si è inventato il nostro Fabio. Io, ragazzi, non credo che basti solo un appuntamento riparatore per aggiustare la situazione. Servirà probabilmente anche qualche altra cosa, ma intanto mi sembra un buon inizio. Quindi sim organizzatore, Fabio ovviamente, sim accompagnatore e andiamo a prendere Veronica. E vi faccio notare che per fare un appuntamento riparatore è necessario che i due sim coinvolti nella relazione abbiano la barra romantica sul rosso, almeno un pochino, perché altrimenti non vi dà la possibilità di cliccare l'altro sim. Poi ospite, beh no dai, direi di no, l'appuntamento riparatore deve essere tra due secondo me. Andiamo a scegliere le attività da fare, dobbiamo selezionarne almeno tre e ci dà tutte queste a disposizione. Quindi io direi assolutamente socializza, usa interazioni romantiche, ci sta. Poi direi cibo, sì, ecco il motivo per cui Fabio sta cucinando la qualunque. Beh, intimità fisica, perché no? Ci aggiungerei anche del fichi fichi che non guasta mai. Ammira le nuvole o le stelle? Beh sì, dai, sembra molto carina da fare. Poi altre cose, abbandonati ai ricordi, lasciati andare ai ricordi condividendo foto e parla dell'attività. Sì dai, anche questa sembra molto carina. Poi cattura momenti, balla, allenati, nuota. Vedete ragazzi, abbiamo tantissime cose da poter fare. Direi che per il momento queste ci bastano, dai, vanno bene così. E quindi infine ci serve un luogo e avevo pensato ad un posto in particolare, ovvero il parco dell'isola di Volpe a Hanford on Bagley. Pensavate che vi portassi a Ciudad Innamorada? E invece no ragazzi, ci andremmo in altre occasioni. Per oggi ho pensato a questo posto perché è un parco molto bello dal punto di vista naturalistico, tranquillo, e secondo me è proprio adatto per questo appuntamento. Allora scegliamo l'ora e direi di farlo presto perché volevo fare una specie di gita fuori porta, quindi già dalle 9 di mattina andiamo e ci portiamo Veronica dietro. Oh, vedete, compare l'iconcina dei cuoricini, perfetto. E adesso che abbiamo tutto vi faccio anche vedere che Fabio ha comprato, eccola qua, per l'occasione la mettiamo nell'inventario, la coperta per fare il picnic, perché l'idea è proprio di portarci il nostro cestinetto da picnic e farci un bel pranzetto immersi nella natura, un po' di romanticismo, e speriamo che Veronica lo apprezzi. Intanto che lei si sveglia, ragazzi, vi voglio raccontare un'altra cosa che è successa in questo tempo. Intanto vi voglio far vedere che se vado sul pannello delle reazioni di Sebastian, ovvero l'ex marito di Veronica, da parte di Fabio, guardate che cosa compare qua tra le relazioni. Vade retro. Questo praticamente ce l'ho messo io, ragazzi, perché con la nuova espansione o con il nuovo aggiornamento, in realtà non mi ricordo quale dei due l'ha aggiunto, comunque avete la possibilità di cliccare su questa interazione relazioni e creare un'etichetta. Ad esempio andiamo su Cecilia, crea un'etichetta della relazione personalizzata, quindi possiamo scegliere il nome da dare alla relazione e anche un'iconcina tra queste. Secondo me un'aggiunta molto simpatica. Insomma, il nostro Fabio però per l'ex di marito di Veronica proprio vade retro. Comunque, che cosa è successo in questo tempo? Soprattutto come Fabio a un certo punto si è reso conto che forse stava davvero esagerando, ecco. Praticamente un giorno, quando Veronica era uscita di casa per fare delle commissioni, lui non si è fidato, visto quello che era successo la volta precedente. E
quindi è uscito anche lui di casa ed è andato davanti a quella di Sebastian per spiarlo, perché pensava che Veronica fosse andata da lui, quindi l'ha proprio spiato attraverso la finestra per vedere cosa stava succedendo, ma in realtà ha visto che in casa c'era Sebastian e basta. Non contento però, il giorno successivo è tornato quando lui non era in casa. I ragazzi ha fatto una cosa non proprio bella e nemmeno proprio legale, ovvero si è introdotto in casa di Sebastian, ha aperto la porta ed è entrato in casa sua in cerca di qualche indizio che Veronica fosse stata lì, cioè lui ha iniziato a cercare nelle varie stanze se trovava qualcosa tipo sotto il letto, nell'armadio, pensando di trovare qualcosa di Veronica. Ma ragazzi, alla fine non ha trovato niente, perché noi sappiamo che Veronica non ha fatto niente di male. E forse da quel momento Fabio si è reso conto che aveva un po' esagerato a reagire in maniera così eccessiva, ha cominciato a pensare al fatto che forse aveva sbagliato e voleva rimediare alla situazione che si era creata con la moglie. E quindi, ragazzi, torniamo ad oggi e al fatto che adesso organizzerà questo appuntamento sperando che le cose migliorino almeno un pochino. E quindi direi che intanto andiamo a mettere nel cestino le cose che Fabio ha appena preparato per la nostra Vero, così ce le portiamo dietro e facciamo questo bel picnic. Eccoci quindi, appuntamento romantico riparatore sta per iniziare, vuoi procedere? Assolutamente sì, ed eccoci qui insieme. Peccato che è un po' nuvolo, speriamo che dopo il tempo vada a migliorare e soprattutto non piova. Comunque guardate Fabio che c'ha una faccia che pare un pochino preoccupato, Veronica pare al momento un po' rilassata, quindi spero che sia ben disposta. Ah, intanto vi faccio vedere il nuovo look di Veronica, questi sono tutti i nuovi vestiti inseriti nell'espansione, guardate che carino questo outfit, sta da Dio. Per Fabio invece non ho trovato niente che mi piacesse particolarmente per lui, quindi niente, non ho fatto un restyling. Comunque vediamo un po' che cosa ci dice questo nuovo appuntamento. Migliora la soddisfazione romantica ed è l'obiettivo principale. Esegui interazioni sociali che migliorino la soddisfazione romantica. Intimità fisica lieve, quindi dobbiamo andare a una qualsiasi interazione nella categoria romantica e anche intimità fisica, però niente fichi fichi perché ce l'abbiamo dopo come gran finale. E poi parla dell'intimità fisica sotto la categoria amichevole e chiacchiere. D'accordo, allora intanto diciamo che possiamo provare a scusarci per il nostro comportamento degli ultimi giorni, vediamo come la prende lei. Ok, dai, perfetto, ben disposta, ragazzi. Sì, ok, e però, visto che sta anche migliorando il tempo, perfetto, direi che ci andiamo a fare una bella passeggiatina, ad esempio, verso qua, verso la cascata, così ci scegliamo un bel posticino in cui poter mettere la nostra tovaglia per fare il picnic. Tra l'altro qui abbiamo acquisito l'abilità di corteggiamento da parte della nostra Vero. Vediamo subito in che cosa consiste, perché sì, ragazzi, è stata aggiunta questa nuova abilità con l'espansione. Tutti possono essere romantici, ma questi sim sono particolarmente predisposti. In breve, i sim idilliaci si accorgono di riuscire più spesso nelle questioni di cuore. E infatti la nostra Vero è anche comunque romantica, quindi ci sta. Allora, se vado su allestisci il picnic, vedete che mi dà delle cose prestabilite. Io invece volevo farlo anche dal cestino direttamente. E ragazzi, si può fare perché ci ho provato. Cioè, se voi con la modalità compra e costruisci spostate il cestino direttamente sulla coperta, poi vi compare proprio l'opzione che potete allestire il picnic dal cestino. Però purtroppo qua non lo posso spostare perché sto fuori da un lotto modificabile e quindi niente, loro l'hanno messo qua e non c'è questa possibilità al momento. E vabbè, ce lo facciamo andare bene lo stesso, però sappiate che si può fare normalmente. E facciamo allora che allestiamolo da qua, dai. Fa niente, facciamo finta che in realtà Fabio prende le cose dal cestino ed è uguale. Oddio, Veronica si sta un pochino scocciando, spero che questo non influisca troppo. Ok, perfetto, quindi vedete,
ha tirato fuori i biscotti dal cestino di picnic, ragazzi. Noi abbiamo visto questo. E adesso vedete che la soddisfazione romantica sta aumentando molto lentamente. Ragazzi, nuova dinamica amorosa sana. Quindi adesso avremo la possibilità di cambiare la dinamica da tormentata a sana. Che dite? Lo facciamo? Ma sì, dai, proviamoci. E quindi in teoria andando ad aprire il pannello dovrebbe risultare modificata. Esatto. Vediamo se anche da parte di Veronica però è lo stesso oppure è solo da parte di Fabio a senso unico. No, ok, si è cambiata per tutti e due. Beh, ragazzi, avevo detto che volevo provare a fare questa cosa e ci sono riuscita. In realtà, forse, diciamo in maniera un po' troppo rapida, però dai. Comunque ci può stare, dato comunque il fatto che loro hanno sempre avuto una bella relazione, quindi magari in poco tempo la situazione si è un pochino risolta. Intanto guardiamo il cielo con Veronica perché voglio approfittare e vedere tutte le nuove interazioni della coperta. Tra l'altro stiamo per finire l'appuntamento e quindi vediamo un po' se riusciamo a prolungarlo. Oh, ecco, che carina questa nuova interazione, ragazzi. Tra l'altro penso che si possa fare anche tipo seduti dalle panchine o in altri posti, quindi molto molto carina e dolce. E a questo punto direi di provare a chiedere di prolungare l'appuntamento perché stiamo andando molto bene. Abbiamo raggiunto quasi il primo step, per aumentare la soddisfazione romantica e secondo me la nostra Vero potrebbe accettare. Vediamo un po' se accetta di prolungare l'appuntamento. Ok, sì. Sembra proprio di sì. Tra l'altro inizia la soddisfazione romantica. Ok, abbiamo raggiunto il primo step e prolungando anche il tempo che abbiamo a disposizione. Beh, perfetto. Poi farei anche ricorda il giorno delle nozze, così portiamo alla mente tanti bei momenti positivi e chiederei anche di lavorare sulla dinamica amorosa, quindi di cercare di capire come poter evitare di nuovo una situazione come quella che si è creata. E qua che cosa ci dice? Veronica si è resa per la prima volta conto di cosa significhi avere una relazione positiva o resiliente. Vivendo un numero sufficiente di esperienze analoghe, i sim possono sviluppare il tratto saggio-romantico. Avendo ormai superato gli anni formativi in cui era impressionabile, Veronica troverà leggermente più difficile sviluppare questo tratto, impegnandosi ad approfondire il significato di una relazione sana, per esempio facendo ricerca al computer o parlando con sim coinvolti in una relazione sana. Migliorerà più facilmente la propria comprensione per sviluppare il tatto. Perfetto, ragazzi, ci sono veramente tantissime cose da fare. Parla delle paure nelle relazioni? Sì, ci può stare. Ma possiamo prolungarlo ulteriormente? Non so se si può prolungare soltanto una volta o anche più volte. No, però devo sempre farlo con Fabio perché è stato lui ad organizzare l'appuntamento. E quindi chiedi di prolungare. Sì, evidentemente si può fare più volte. Perfetto, avanzamento del timore, ottimo. Quindi Fabio sta andando nella direzione giusta per risolvere la sua paura che aveva nel tradimento e a questo punto farei accoccolati perché voglio provare anche tutte le nuove interazioni della coperta. Tra l'altro, ragazzi, siamo arrivati a 10 su 10, quindi l'obiettivo principale dell'appuntamento l'abbiamo portato a termine. La soddisfazione romantica potremmo fare meglio, vediamo un po' se ci arriviamo. Però, ragazzi, anche se non arriviamo fino in fondo, secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Oh, che carino che si sono accoccolati. Dai, secondo me stiamo andando davvero bene. Troppo carino. E a questo punto, tanto Veronica ha sbloccato il nuovo stile di vita socievole, d'accordo. Io, ragazzi, chiuderei un po' in bellezza l'appuntamento. Che dite? Ci sta tutto. Aspetta, vediamo se c'è gente in giro perché va bene tutto, ma dare spettacolo, insomma, a
anche no. Intanto Fabio e Veronica sono molto soddisfatti della loro relazione. Ottimo! Quindi, cercare di avere un figlio, no, direi che siamo sufficienti per il momento. E quindi vediamo un po' questo nuovo fichi fichi che cosa ci riserva. Intanto abbiamo raggiunto il livello 2 dell'abilità di corteggiamento e possiamo condividere il cofanetto delle coccole con altri sim. Ottimo. Olè ragazzi, qua si imbacuccano tutti, giustamente, così almeno seppure passa qualcuno. Speriamo che non ci faccia troppo caso, ecco. Intanto guardate qua quanti nuovi mood, amante ispirante, super soddisfazione per essere molto soddisfatto di una relazione romantica. Eh sì ragazzi, dai. Io penso proprio che Fabio si sia fatto perdonare. Intanto guardiamo qua che cosa è successo. La relazione con Veronica si è contornata di rosa. Vediamo se è comparso qualcosa di nuovo qua. Relazione sana. Eh sì ragazzi, guardate, vedete, prima c'era solo attrazione e adesso è comparso anche questa nuova iconcina. Forte soddisfazione. Eh sì. E vedete che piano piano tutte queste cose, terribile rancore, eccetera, si stanno via via affievolendo. Guardate la loro relazione romantica quanto è risalita. Vi ricordo che all'inizio era sul rosso e adesso, ragazzi, si è quasi riempita tutta sul rosa. Quindi direi che questo appuntamento è andato alla grande. Anche se la soddisfazione romantica non l'abbiamo raggiunta tutta, forse c'ho un po' ancora da lavorarci, però dai. E siamo arrivati alla fine. Beh, è stato un appuntamento, no? Il tuo sim si ritrova un regalino nell'inventario dell'unità familiare come premio di consolazione. Eh sì ragazzi, perché abbiamo preso solo il primo dei tre step, non è stato proprio top, ma direi che ci possiamo più che accontentare per oggi. E a questo punto direi che possiamo chiudere qui questo episodio. Lascio ancora Veronica e Fabio un po' a coccolarsi mentre guardano il cielo. E chiudo però mettendovi uno screenshot molto carino che mi è capitato giocando e che penso sia un'altra delle nuove cose aggiunte con l'espansione. Cioè praticamente ragazzi, mi è arrivata una telefonata da parte di Celeste Michaelson, che è un'amica di famiglia di Veronica e Fabio, che aveva sentito in giro che la loro relazione si era un po' incrinata da qualche pettegolezzo e quindi ci ha chiamato per chiederci come andavano le cose. Cioè, troppo carina questa cosa, soprattutto sta cominciando a diventare tutto molto molto realistico. Quindi adoro assolutamente, ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ragazzi prossimamente usciranno dei video e anche una mini serie probabilmente, dedicata però interamente alla nuova espansione, in cui andremo a giocare proprio anche nel nuovo scenario che io ancora devo vedere e quindi sono curiosissima. Però ragazzi, oggi ci tenevo ad aggiornarvi un po' su Veronica e Fabio, perché c'era questa cosa dell'appuntamento romantico che capitava veramente al momento giusto per loro. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!